Assessore Gambuzza, il cimitero di Siracusa non è terra dimenticata, anzi c'è il progetto, c'è la volontà di partire intanto con un censimento particolare. Sì, sicuramente un censimento delle tombe e delle cappelle antiche che sono in abbandono. Era sorta un po' l'idea di fare questo censimento utilizzando i lavoratori dei cantieri di servizio e vedremo insomma se è possibile farlo. Quindi da qui ai prossimi mesi dovrebbe partire un censimento che mira a capire quelle tombe che sono ormai abbandonate e possono essere, uso non so il termine proprio, riutilizzate? Sì, riutilizzate, rivendute ovviamente se non ci sono i eredi, facendo le giuste ricerche. Per un problema di decoro da ritrovare al cimitero, ma anche perché loculi dovevano essere costruiti 1800 nuovi. 1800 circa loculi, però sono fermi perché ci sono dei ricorsi alla magistratura, per cui siamo in attesa. Non appena si sbloccherà il tutto saranno in costruzione 1800 loculi che comunque darebbero una boccata di respiro. Ma qui il comune mani legate perché si aspettano i tempi dei tribunali? Sì, sicuramente sì, quindi insomma appena si sbloccherà, ma aspettiamo, non è una cosa nostra, è il tribunale che dovrà dare l'ok. Appena arriva, in poche settimane pronti a fare partire sì, tutto? Sì, poi da quando partono i lavori all'incirca saranno 8-9 mesi di lavoro e saranno pronti. E servono perché comunque ci sono tante salme in attesa, molte in prestito e quindi proprio una situazione di emergenza.